La regione farà la sua parte fino in fondo per far fronte a questa grave situazione di emergenza che si è creata dopo l'evento meteo avverso di lunedì scorso. Se sarà necessario, stanzieremo altri fondi dalla manovra di assestamento autunnale. A comunicarlo il governatore della regione, Massimiliano Fedriga, che nella sede del municipio di Mortegliano ha incontrato i sindaci dei paesi più colpiti dalla violenta grandinata con l'assessore regionale con delega alla protezione civile. Ho già sentito sia il presidente Compagine che il presidente Fugatti, che hanno dato ovviamente ampia disponibilità. Stiamo già dialogando sui mezzi che sono necessari, perché ovviamente in questa fase emergenziale iniziale dobbiamo cercare di dare le prime risposte, seppur sono risposte temporanee, ma necessarie per mettere in sicurezza e permettere alle abitazioni, ovviamente per esempio i tetti, di trovare una copertura provvisoria finché non l'edificio sia preservato. La situazione è complessa per la particolarità, oltre che all'ingenza dei danni causati dall'ondata di maltempo, interessando sia beni pubblici che beni privati, con una parcellizzazione composita che abbraccia casistiche estremamente diverse tra loro. Dal tetto dell'abitazione privata a quello dell'attività produttiva o dell'azienda agricola, è necessario procedere con velocità, ma con ordine e metodo, con i comuni come punto di riferimento per la conta dei danni, con la regia della Protezione Civile regionale in rete con le direzioni coinvolte. Tant'è vero che è arrivata la disponibilità della provincia autonoma di Trento e di quella di Bolzano di circa 70 vigili del fuoco volontari e di mezzi per poter operare sui tetti danneggiati tramite piattaforme. Noi ci siamo già stati perché abbiamo messo 50 milioni di euro nella legge di assestamento, quindi l'unica regione in Italia che si è mossa in modo così tempestivo e importante, seppur con la consapevolezza che sono risorse insufficienti. Abbiamo aggiunto ulteriori 5 milioni dati alla Protezione Civile per la spesa corrente, così da poter provvedere appunto a questo momento di misure tampone rispetto a quanto sta vivendo la popolazione. Siamo disponibili nell'assestamento autunnale a mettere ulteriori risorse. La Regione sta facendo tutto il possibile, il Governo, con cui c'è un'interlocuzione in corso, mi auguro possa intervenire in modo consistente sia dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della semplificazione normativa con le deroghe necessarie. Intanto adesso concordiamo l'arrivo dei vigili del fuoco volontari da Trento e Bolzano per concordare le misure che servono a mettere in sicurezza i tetti. Dobbiamo recuperare ulteriore materiale, dobbiamo fare la delibera di avvio del procedimento e dobbiamo avviare i progetti per mettere in sicurezza scuole, poli ambulatori, naturalmente poi tutte le misure del calcolo dei danni, perché l'emergenza nazionale ha bisogno di quel dato per poter avviare la procedura e capire se saremo in grado anche di fare delle anticipazioni rispetto ai danni privati.